Bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente il tanto atteso video dei regali di Natale di quest'anno. Come ogni anno non dirò chi mi ha fatto cosa, o meglio, alcuni ve li ho già mezzi spiegati, quindi quelli lì ve li ridirò, gli altri li lasciamo un po' in anonimo. Ho aspettato tanto, tra virgolette, per girare questo video perché stavo aspettando gli ultimi regalini e infatti purtroppo ne manca uno, che vabbè, era un paio di ciabatte che mi hanno dovuto cambiare perché il numero non era giusto e bla bla bla. Avrà il suo momento di gloria, ve lo prometto. Prima di iniziare, apro e chiudo parentesi, la solita premessa, insomma, che ormai siamo stufi un po' tutti di sentire io di dire, ma lo devo fare. Il Natale non è fatto per i regali, ok? Lo sappiamo benissimo. Non siamo ipocriti, però, e sappiamo anche che ci fa piacere ricevere cose che ci piacciono. Vedrete dei regali parecchio costosini, però non è quello l'importante. Ecco, devo arrivare al succo. Spero di essermi capita, perché, boh, a volte non mi capisco neanch'io. Allora, parto dai regalini che ho messo in questa bustina, che sono tutte cose piccoline. Allora, qui abbiamo la prima bustina, che è quella di mia nonna, da parte di mia madre, vabbè, con i soliti soldini. Anche se quest'anno non c'erano soldini, proprio perché il suo regalo è catalogabile in un altro regalo. Poi qui dentro c'è l'altra bustina con altri soldini, insomma, sempre dell'altra mia nonna. Poi mi è stato fatto questo che vi giuro io volevo provare da un'eternità ed è un Magworm con la presa USB, quindi uno scaldatazza. Non l'ho ancora usato perché volevo farvelo vedere. A forma di biscotto, tra l'altro, che ditemi se non è la cosa più cute che avete mai visto. Non ho più pallida idea di dove l'abbiano preso, ma è geniale per me che sto sempre davanti al PC con il mio tè, la mia tisana e la voce che se ne va, è una roba assurda. Poi mi è stato fatto un paio di calze, di queste qua tipo effetto parigine. Poi qui invece abbiamo un profumino di questo marchio che si chiama Seta Blu. A parte che è super cute, perché vedete è fatto a forma di cuore. E poi è buonissimo, forte, bello deciso. Infatti il mio preferito, non a caso, è Hypnotic Poison di Dior. Questo qui ce l'ho azzecca, vi giuro un sacco. E poi mi è stato fatto questo paio di calze con i fiocchetti proprio tipo natalizi rossi. Anche questo altro must have, i calzini di Natale. Anche se quest'anno non mi hanno fatto quelli antiscivolo, io sono tristissima perché tipo li colleziono praticamente e li adoro, li adoro, li adoro, li adoro. Vabbè, questi sono un po' più sobri, quindi almeno li potremo mettere anche di giorno. Poi allora devo ammettere che mi aspettavo molti più regali Funko Popposi, se esiste come termine. Invece me ne hanno fatti solo tre, anche se sono tre pop che avevo nella mia lista. Sono anche tre pezzi abbastanza ricercati, esclusivi, soprattutto uno che adesso vi faccio vedere. Per primo, quello super esclusivo che cercavo da una vita, non so perché, ma tutti i Funko di American Horror Story sono sempre super ricercati, non si trovano, eccetera. E finalmente ho qui le Tattler Twins, appunto dell'edizione Freak Show. Vabbè, è un personaggio iconico. Sarah Paulson, poi vabbè, è diventata una delle mie attrici preferite da quando la conosco. Guardate che carine. Poi c'è quest'altro pop che invece è della Marvel, in particolare di Thor Ragnarok. Io ho già la versione tutta imbacuccata col super elmone, però mi piaceva un sacco questo qui Unmask e sto parlando di Hela, bollinata exclusive. Mi piace un casino anche lei. E ultimo, ma non per importanza, per quanto riguarda i Funko Pop, anche perché penso sia quello davvero più bramato da quando ho visto l'uscita che ci sarebbe stata, ed è il primo Movie di Harry Potter, ve l'ho già fatto vedere su Instagram questo, e sto parlando appunto di Harry che attraversa il binario, anzi attraversa il muro per arrivare al binario 9 e 3 quarti, ed è questa meraviglia qui. Allora, me l'aspettavo tipo più piccolo, infatti quando mi ha dato il pacco da scartare allora ero là tipo che cos'è, però sentivo che era una scatola, quindi sono rimasta proprio contenta contenta. Anche questo penso su eBay ed è spettacolare, cioè ha dei dettagli che vi giuro chapeau proprio. Ed ora passiamo agli ultimi due regali. Come vedete non ne ho tantissimi, per il semplice fatto che non con tutti ci scambiamo comunque i regali, sono soltanto le persone proprio strette. E allora vi faccio vedere prima il mio autoregalo che avete già visto in uno dei vlogmas. Tra l'altro, se volete recuperarli, non li avete visti, ho creato una playlist sul canale con i vlogmas di quest'anno. Sono riuscita a farne uno ogni giorno, a parte due che ho caricato altri video, però un video al giorno è uscito, quindi sono stata davvero felicissima. Mi farebbe piacere
vedere se lo andaste a vedere. E il mio super regalo, perché questo ragazzi non è un regalo, è un super regalo, io mi vizio troppo, proprio mi autovizio, che forse è la cosa peggiore. Allora, a parte la scatola mi sa che neanche entra nell'inquadratura. Comunque stiamo parlando di Balenciaga. Questo qui è il modello Triple S. L'ho cercato per Marie Monti perché tempo fa, non so perché, almeno questo colore era introvabile. Adesso invece ce ne sono di più. Infatti anche l'altro giorno sono andata in negozio a provare il 38, perché queste qui le sentivo un pochino larghe quando camminavo specialmente. Alla fine sono tornata sul 39, anche perché io generalmente porto 40, quindi era già strano il 39 per me. Mi stava anche il 38, ma tipo così. Quindi ci ho messo una solettina. E sono queste babies qui. Mi avete uccisa, almeno la maggior parte delle persone, nel video quando ve le ho mostrate. Io le amo, raga, cioè le amo follemente. Sono una roba secondo me particolare. Soprattutto non si direbbe mai, ma sono comode. Allora, pesano, ma sono comode. Sono un po' abnormi, questo qui è un 39, fate conto, e sembra un 46. Quindi se avete il piedino piccolo siete anche fortunate. La particolarità poi è anche che, vedete, sulla punta c'è il numero, tipo le scarpe da bowling. Però sì, le amo troppo. E anche se costano davvero altro che un rene, 2, 3, 4 reni. Questo è il mio autoregalo di Natale di quest'anno. Ma non è finito qua, perché adesso c'è il pezzo forte, che è anche quello più complicato da spiegare. Come sapete io ho un iMac che mi sono autoregalata forse 2 anni fa, sempre a Natale. È comodissimo, bellissimo, meraviglioso, solo che io viaggiando spesso, uscendo comunque da casa e bla bla bla, non ho mai un qualcosa di portatile, quindi volevo avere un computer portatile, perché per il lavoro che faccio le cose è sempre meglio averlo, è più comodo, insomma per ogni evenienza ce l'hai. Ho esposto questa mia idea a mia madre, che lo logicamente mi ha guardato subito schifatissima e mi ha detto: guarda, sicuramente non te lo regalo tutto, perché comunque ha un suo costo, però possiamo dartene una parte, appunto i miei genitori, si parla, e mia nonna. Quindi io ho pagato 2 parti e mia madre una parte e mia nonna una parte. Quindi io ho pagato 2 parti, i miei genitori una e mia nonna un'altra. Il regalo in questione è questo bellissimo oggettino qui. Adesso non so se è acceso. Si è acceso. Ed è un MacBook Pro da 13 pollici. Non ho preso quello da 15, anche se lo volevo, perché c'era solo con la touch bar. Raga, veniva un pochino troppo. Io quest'anno ho un sacco di spese, quindi ho detto no. Poi era inutile, è una funzione che non mi piace, e ho preso la versione basica, standard. Mi trovo da Dio. Unica cosa su cui ero rimasta un pochino così interdetta all'inizio era che le uniche entrate sono queste due, e ci ho messo un po' per capire che una era per il caricatore, e ok, che è nella confezione, ma poi si devono comprare questi aggeggini che adesso vi faccio vedere, perché fanno sempre parte del regalo, che sono gli adattatori. Io li ho presi su Amazon, dovrebbero esserci anche originali, però non hanno tutte queste ingressi particolari, quindi ho preso questo qui che ha 3 USB e quello per la schedina, la memory, che è fondamentale. E recentemente ho preso anche questa qui che ha l'ingresso HDMI per collegare il computer alla televisione. Altro accessorio che ho comprato è questo qui, che è la custodia, appunto per portarla anche col manico. E poi vabbè, ho comprato questa custodia qui. Ah, perché non vi ho detto, la particolarità è che non l'ho preso bianco ma è grigio siderale, quindi ci sta anche questa cover un po' più così. Questi sono i miei regali. Unici regali che non vi ho fatto vedere sono quelli delle aziende, perché o li abbiamo aperti appunto nei vlogmas, o comunque li ho fatti vedere nelle IG stories, e non mi sembrava il caso di mischiare adesso tutta questa roba. Però sappiate che insomma i trucchi non sono mancati come sempre. Adesso, visto che ho finito di farvi vedere i miei regali, voglio sapere qua sotto, anche se alcuni di voi già me l'hanno scritto appunto in diversi video fa, qual è stato il vostro regalo migliore, che non deve essere per forza una cosa materiale assolutamente, può essere un'esperienza che avete fatto, una persona, un animale, insomma fatemi sognare e rivivere un po' la magia del Natale. Ci tenevo a concludere dicendovi anche, visto che questo sarà uno dei primi video del nuovo anno, appunto buon 2019, spero sia un anno ricco come vi ho già detto, concludendo il 2018. Io vi mando un grosso bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao.